Benvenute e benvenuti a Woman Pride, parata dell'orgoglio femminile di Donna Reporter. 20 interviste a donne con il loro lavoro hanno incrinato il muro di silenzio che circonda la condizione delle donne, ingiustizia sociale, criminalità organizzata e conflitti dimenticati. Oggi con noi è la scrittrice e giornalista Esther Rizzo, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Esther, faccio una breve presentazione di Esther, non posso coprire tutto. Dirò come prima cosa che è co-referente dell'Associazione Nazionale Toponomastica per la Sicilia, associazione che noi tutte conosciamo e ringraziamo che esista. È autrice di numerosi libri sulle donne, frutto di accurate ricerche storiche d'archivio. Ha saputo ricostruire storie collettive e individuali, tra queste Camicette Bianche, il titolo del libro molto fortunato di Esther, che racconta la storia delle 38 donne del sud immigrate tra le 129 vittime nel rogo della fabbrica tessile, di cui ogni anno si celebra la ricorrenza con l'8 marzo. A questo proposito, Esther, ti volevo chiedere, quando guardi gli articoli, ogni volta viene dato un nome diverso a questa fabbrica, Triangle Cotton & Cotton. Per caso tu sai il nome vero? Sì, certo. Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Penso che ancora esista, facendo una ricerca in rete, questa famigerata fabbrica Cotton. Ormai è Cotton. stato appurato che la fabbrica Cotton non è mai esistita, mentre invece è realmente esistita e i fatti di cronaca riportati anche dai giornali del tempo ce lo dimostrano, la fabbrica, la Triangle Shirtwaist Company, che si Proprio. trovava a Manhattan. Quindi nel cuore di New York, e l'incendio che erroneamente veniva indicato alla Cotton, invece è avvenuto il 25 marzo del 1911 proprio in questa fabbrica e precisamente all'ottavo, al nono e al decimo piano dell'Ash Building. In questo grattacielo, infatti, in questi ultimi piani era ubicata questa fabbrica tessile. E questo anche erroneamente si dice che è l'evento che ha dato vita all'8 marzo, alla giornata internazionale della donna. In realtà non è così, perché l'8 marzo è una data convenzionale che racchiude il ricordo di tanti eventi avvenuti prima di questo incendio, alcuni anni prima e alcuni anni dopo, e diciamo sempre nel periodo primaverile, per cui è uno degli eventi che si ricordano nella giornata internazionale della donna. Però l'evento reale è quello appunto in cui, come ben dicevi tu, persero la vita 146 persone, di cui 129 donne operaie, che erano soprattutto immigrate, infatti 38 erano le nostre italiane. Le altre venivano per la maggior parte dalla Russia, dalla Polonia, dall'Ucraina, quindi da tutti quei paesi in cui c'era molta miseria e da cui si scappava e si fuggiva per poter sopravvivere dignitosamente e, perché no, anche per andare alla ricerca del cosiddetto sogno americano. Grazie Esther, doverosa precisazione. Sapevo che la domanda avrebbe avuto un'ottima risposta da te, così hai tolto ogni dubbio. E tu comunque per scrivere questo libro hai dovuto fare un lavoro certosino ed estremamente complesso, perché ha richiesto un immenso lavoro storiografico di ricerca, non solo negli archivi italiani, ma anche in quello di Ellis Island a New York. E ti sei avvalsa anche della collaborazione di uno storico americano, e possiamo dire che poi, ecco, poi c'hai avuto anche un po' di fortuna che, come sempre, sappiamo, aiuta le audaci. Tanta fatica è stata poi ripagata, perché il libro ha trovato grande accoglienza anche nelle scuole,
ed è addirittura diventato un musical. Noi oggi parleremo di pacifismo, ma non di pacifismo in generale, bensì di quello delle donne. Esther si è interessata di questo argomento per scrivere il suo ultimo libro dal titolo 30 giorni, 100 lire, pubblicato sempre con l'editore di Palermo Navarra, con cui Esther collabora da tempo. Però la primissima domanda te la devo fare su questo titolo enigmatico. A cosa si riferisce 30 giorni, 100 lire? E sono sicura che dietro a questo titolo c'è una bella storia. Sì, sicuramente sembra enigmatico, in realtà non lo è, perché 30 giorni e 100 lire rappresentano la condanna inflitta a delle donne pacifiste durante la Prima Guerra Mondiale della zona della Sicilia meridionale, precisamente dei paesi di Ravanusa, Campobello di Licata e Palma di Montechiaro, che si trovano ad Agrigento. Queste donne protestarono. Io ho trovato, sono riuscita a trovare, dopo tante ricerche, all'archivio di Stato di Agrigento, coadiuvata tantissimo dalla direttrice Rossana Florio, che infatti ha scritto pure la prefazione del libro, sono riuscita finalmente a trovare le sentenze di questi processi con i nomi, i cognomi, l'età, la paternità. E da queste sentenze ho potuto evincere anche le modalità della protesta, perché ad esempio c'era scritto che erano state confiscate le canne con le lenzuola bianche con su scritto "Abbasso la guerra". Quindi hanno un po' restituito finalmente un quadro chiaro. Per cui il titolo purtroppo si riferisce ad una pena che è stata inflitta a delle donne che erano contro la guerra e che volevano la pace. Questa è una storia sicuramente poco conosciuta e a parte chi è del mestiere, penso che la maggior parte di noi non sapesse che ci fossero queste manifestazioni, questa dissociazione da parte delle donne nei confronti della guerra. No, guarda, ti posso assicurare che per quanto riguarda la Sicilia, perché anche in Toscana comunque io infatti trattai di questo argomento nel Labirinto delle Perdute, c'è un paragrafo dedicato alle pacifiste toscane, però per quanto riguarda Teresa Meroni e le operaie pure che si ribellarono durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche su questa storia una coltre di silenzio. Le ricerche poi più approfondite mi hanno portato a capire, ti posso dire, ecco, esattamente, ne ho individuate altre in Puglia, in Piemonte, in Calabria e in Sardegna. Però è ovvio che la ricerca della documentazione per me era importantissima, per cui mi sono concentrata su quelle avvenute in Sicilia, soprattutto, ecco, nella zona in cui io risiedo. Perché ero partita da una citazione nel libro di uno storico siciliano, Santi Correnti, in cui c'è un elenco di luoghi in cui avvennero le proteste con le date e il numero delle donne arrestate. Però purtroppo non c'era la fonte, non c'erano le fonti da dove lui aveva preso queste notizie. Quindi io ho controllato bene la bibliografia, sono andata all'archivio di Stato di Palermo, fin quando dall'archivio di Stato di Palermo mi hanno detto: ma prova a vedere all'archivio di Stato di Agrigento. E quindi là è iniziata una ricerca su quegli anni, sul 1916, sul 1917, sul 1918, perché ho detto: se sono state condannate, chi fa ricerca storica capisce benissimo che concentrandosi su quegli anni, prima o poi, dico, qualcosa di concreto, di carte ufficiali, deve pur spuntare. E così infatti è stato, e sono state ritrovate le sentenze relative a questi tre processi che in primo luogo, ecco, mi hanno dato conferma che effettivamente quelle proteste
c'erano state. Perché sai, dopo che tu cerchi per anni e non trovi nulla, ti viene pure un po' il dubbio di Dubbio. dire, Si è inventato tutto. no, inventato no, però magari erano dati sbagliati o era qualcosa, anche perché sai, ho fatto anche delle ricerche, diciamo, con gli storici locali di molti di questi paesi della zona, perché sono loro, che bene o male hanno contezza delle storie dei territori, ma di queste donne pacifiste, di queste rivolte che finirono poi con delle condanne, ecco, quindi non furono un fuoco di paglia, nessuno è riuscito a darmi degli elementi utili. Del ricordo della Prima Guerra Mondiale, sì, dei ricordi mi sono stati raccontati, erano ovviamente dei racconti orali soprattutto, però ancora qualcosa era rimasto nella memoria, ma della protesta non era rimasto niente, quindi era necessario per me trovare dei documenti. Tanto è vero che nel libro io poi ho avuto l'autorizzazione, te lo faccio vedere dall'archivio di Stato, di poter, ecco, Riprodurre. di poter riprodurre proprio una delle sentenze in cui noi leggiamo in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia, noi avvocati, eccetera, eccetera, le imputate, è tutto, cioè è tutta la storia. Però necessitavano questi documenti per poter capire bene i fatti. Che tu poi allora sei stata in grado di ricostruire. Hai ricostruito anche, sei riuscita a ricostruire anche la vita in parte di queste donne? Allora, no, guarda, per la ricostruzione della vita no, ma è stata una cosa voluta, diciamo, anche perché per ricostruire le vite io invece mi sono basata sulle testimonianze orali di queste donne, di alcune persone che raccontavano queste donne durante la Prima Guerra Mondiale, queste madri che perdevano i figli, i cappellani militari che arrivavano e si leggevano i bollettini nelle piazze dei paesi, i racconti dei reduci, dei feriti, che sai, nei gruppi familiari erano rimasti, quindi ho un po', diciamo, queste donne, le ho un po' omologate a questi racconti, mentre invece per quanto riguarda i fatti, con le date, gli orari, tutto e l'ordine per come si sono succeduti questi fatti, i giorni di carcere, la prigionia, le multe, le ammende, tutte queste sono invece tratte dai documenti ufficiali dell'Archivio di Stato di Agrigento. Ho cercato di rispettare nella narrazione, perché tu sai benissimo che io sono più una saggista, quindi mi trovo un po' più a mio agio, avendo sempre documenti, però anche in questo caso, che è un romanzo storico, ho cercato di studiare anche i luoghi, quindi ho fatto dei sopralluoghi andando a vedere ad esempio dove era il lavatoio o a Palma di Montechiaro, dove si trovava, dove erano ubicati prima i municipi, dove erano ubicate le chiese, qual era il vero percorso che avevano fatto queste donne pacifiste prima di essere arrestate, dove erano o le carceri dove erano state rinchiuse. Quindi tutto questo corrisponde invece proprio alla realtà, per cui dietro c'è stato anche un po' lo studio dei luoghi, come erano nel 1915, nel 1916, nel 1917, anche certe vicende relative a reduci o a soldati che persero la vita durante quella prima guerra mondiale, sono veritieri, perché queste storie, le storie degli uomini si tramandano sempre, perché queste storie sono state tramandate. Il problema sono sempre le storie delle donne che non hanno memoria, ma Non ha comunque
Così ci pensa. comprende, io ho compreso ormai da tempo, ricercando le storie delle donne, del perché di questo, di questa coltre di oblio, di questo silenzio assoluto. Ben sappiamo. Esther, queste donne che protestavano non erano mosse da ideologie, ma erano mosse, se ho ben capito, proprio dallo sdegno, dal rifiuto di mandare i figli e i mariti in guerra. È Sì, corretto? anche più che dal rifiuto di mandare, perché ormai erano già andati al fronte, perché tieni presente che la prima protesta avvenne il 15 marzo del 1916, di quella documentata ovviamente, perché poi ci sono state anche altre proteste. Era che non potevano più sopportare quella situazione. Io parlo ovviamente della Sicilia in questo caso, dove effettivamente la Sicilia non era un teatro di guerra, ecco, non possiamo paragonarla al Veneto o alle zone d'Italia dove effettivamente la popolazione subì la guerra, la visse, Direttamente. ne ebbe dei traumi, delle violenze. Qui in Sicilia non c'erano sicuramente bombardamenti, ma era una situazione di miseria, di fame. Le donne si erano totalmente sostituite agli uomini nel lavoro dei campi, nella pesca, nell'andare avanti quella misera economia. Ed erano esasperate, erano veramente esasperate, non ne potevano più di quella situazione, non ne potevano più. E lì torniamo alla domanda che mi hai fatto tu. Non ne potevano più del re, non ne potevano più di quelle decisioni, perché quello che loro gridavano era abbasso la guerra, abbasso il re. Quindi era anche una presa di coscienza politica. Era sì un disagio che loro vivevano, che convivevano con il dolore, con un dolore terribile, e anche io mi sono un po' immedesimata, perché mentre magari le donne del nord avevano presente i luoghi delle battaglie, tu figurati qui nella fascia costiera meridionale della Sicilia, cioè non potevano queste donne collocare neanche mentalmente i loro uomini, mariti, padri, figli, fidanzati, nipoti, non li potevano neanche collocare in scenari di neve, non potevano capire come si moriva, si poteva morire di freddo, e non potevano, non sapevano dove era il Piave, dove erano le Dolomiti, dove erano queste montagne alte. E cioè, quindi c'era anche questa disperazione di non poter collocare i propri cari in un contesto fisico, territoriale, non avere notizie, se non soprattutto nel primo anno le notizie erano quando arrivava la comunicazione che il familiare era morto, era disperso. Per cui è stata veramente che le donne sono state provate fisicamente e psicologicamente in una maniera fortissima. Ecco perché anche ritengo, perché poi sono ovviamente delle opinioni, questa spinta a rifiutare la guerra, a volere la pace, perché la vedevano in ogni caso come una guerra inutile, uno spargimento di sangue inutile. Che poi tutte le guerre, ovviamente, cioè non è che avevano torto, perché tutte le guerre ovviamente sono inutili. E queste proteste, che in realtà erano anche delle proteste politiche, non potevano trovare collocazione nella memoria storica, perché se noi riflettiamo, in quel periodo le donne non potevano protestare politicamente, non avevano neanche il diritto al voto. Quindi questa protesta, che era una protesta politica, non doveva essere tramandata. E questo è il motivo principale per cui questi fatti e questi reati, perché erano dei reati, furono derubricati a
fuochi di paglia, isteria femminile, come se questo gruppo di donne niente, avesse esagerato, mentre invece c'è proprio un, ti leggo io proprio nel 1917 viene emanato un decreto luogotenenziale e il numero 1561 del 4 ottobre 1917, dove si diceva che si dovevano reprimere i fatti pregiudizievoli all'interesse nazionale e veniva creato il reato di opinione che prevedeva sino a 10 anni di carcere per la diffusione di notizie che potessero ovviamente indebolire questo spirito patriottico. Allora, se noi ci riflettiamo, ma in quegli anni, nei paesi, nelle piazze a protestare, gli uomini erano tutti al fronte, le proteste erano delle proteste femminili. Quindi queste proteste sovvertivano anche uno stereotipo. Che se la prima guerra mondiale, se la prima guerra mondiale fosse stata una guerra lampo, poteva anche non inclinare, cioè l'uomo forte va al fronte, va a combattere, la donna resta custodia del focolare. Questo poteva andare bene per qualche mese, ma nel momento in cui la prima guerra mondiale iniziò a protrarsi per anni, si vide anche il valore delle donne, come poi italiane, in questo caso ovviamente stiamo parlando delle italiane. Come poi si vide nella seconda guerra mondiale, dove le donne costituirono la spina dorsale dell'economia della nazione. E quindi si tenta a dimenticare questo ruolo importante perché, come al solito, è un modello pericoloso da tramandare, perché è un modello di disobbedienza, è un modello di forza, è un modello di coraggio che ancora oggi dà fastidio. Sono doti e qualità che nelle donne danno fastidio. Certo. E quindi mi sembra che da questo punto di vista veramente è una ricerca importante, perché come tu dicevi, probabilmente nella seconda guerra mondiale non ci sono state le proteste delle donne, se non quelle politiche, perché le donne venivano impiegate nell'economia e quindi diciamo c'era anche meno sofferenza Sì, ma poi nella seconda guerra mondiale le donne, poi noi abbiamo, le donne hanno contribuito attivamente, basta pensare alla resistenza e alle partigiane, hanno poi contribuito attivamente e c'è stato poi il tentativo alla fine della guerra di ricacciarle dentro le mura domestiche, però ormai non era più possibile, quindi poi con il diritto di voto iniziò un nuovo cammino, anche questo comunque irto di ostacoli e di difficoltà, mentre nella prima guerra mondiale si riuscì nell'intento di riportarle dentro i confini delle mura domestiche, perché il tentativo e la proposta di legge per il diritto di voto alle donne cadde poi con la caduta, adesso non ricordo di quale governo, e quindi le donne poi dovettero aspettare ancora altri 30 anni per poter votare, per essere quindi parte attiva della politica. Però in generale possiamo dire così, ecco, posso dirlo. Non con competenze specifiche, però ricercando sempre le storie delle donne. Le storie delle donne sono sempre, comunque, nella maggior parte dei casi, delle storie di pace. Speriamo che si ripigli presto. C'è qualche problema? Ai ai. Esther, sì, ti abbiamo perso un attimo. Possiamo dire quindi puoi dire con competenza che abbiamo perso la finale del tuo discorso. Allora, che generalmente nella maggior parte dei casi le donne sono comunque portatrici di pace, di messaggi di pace. Le donne non sono le donne che hanno sicuramente voluto le guerre, ma si sono sempre trovate
poi nelle condizioni di riparare a tutti i mali che una guerra comporta. Io in 30 giorni e 100 lire riporto proprio all'inizio la frase di Berta von Suttner. Berta von Suttner, austriaca, fu la prima donna a cui fu conferito il premio Nobel per la pace. E lei proprio diceva, giù le armi, le sue ultime parole in punto di morte furono giù le armi, ditelo a tutti. E aveva scritto un libro che si intitolava proprio Giù le armi. Quindi questo impegno pacifista, ovviamente, delle donne ha sempre comunque, c'è sempre stato e ha sempre comunque dato molto fastidio, perché le guerre scoppiano per interessi economici ed interessi di potere, lo sappiamo benissimo, e quindi protestare contro le guerre era ed è tuttora un atto politico. Ma non poteva essere tollerato, soprattutto da parte delle donne. Allora, adesso tu ti sei spostata fuori dai confini della Sicilia e dell'Italia e ricordiamo allora che in quegli anni ci fu il primo congresso pacifista Dell'AIA. all'Aia, dove arrivarono 1136 donne da paesi sia in guerra che neutrali, si ritrovarono per stilare un loro manifesto, e poi da lì nacque quello che è diventato la Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà. Sei Sì. arrivata ad indagare fino lì? Sì, e questa, guarda, è una cosa che mi fa molta, molta rabbia, il fatto che un avvenimento così importante non si trova mai nei libri di testo scolastici. Io ogni volta che vado nelle scuole, lo ricordo sempre, perché bisogna anche pensare a quei tempi. Le donne, che dalla me a donne americane che partirono, si imbarcarono, arrivarono in Europa. Già parte dell'Europa era dentro il conflitto. Bussarono a tutte le porte di tutti i governi per chiedere la pace, per chiedere un trattato che veramente ponesse fine a questa violenza. Ebbero le porte, come si suol dire, sbattute in faccia e chiedevano anche ovviamente il diritto di voto, e di questo fatto importantissimo nessuno ne parla, perché immaginate le difficoltà di movimento in quel periodo in Europa. Ecco, non era, è stata un'impresa eroica da parte di queste donne. Tra queste donne c'era pure Jane Addams, che poi a lei è stato conferito il Nobel per la pace. Però sono nomi completamente sconosciuti. I libri di testo su cui studiano i nostri ragazzi e le nostre ragazze, sono farciti di date, di luoghi, di generali, di medaglie, come le nostre strade, come le nostre strade, ricordano solo il conflitto, ricordano l'uomo eroe, la disfatta o la vittoria, mentre invece non c'è nulla che ricordi l'impegno di pace di queste donne, il loro eroismo nel muoversi per tentare di evitare milioni di morti. Perché poi quando noi parliamo, cioè, ecco, non è che loro si muovevano o per salvare una, due, 10, 100 o 1000 vite. E tutti i memoriali che sono rimasti ci danno conferma dell'immane tragedia, della carneficina. Quindi loro fecero, le donne hanno fatto di tutto per evitare questa carneficina, ma non ci sono riuscite, e non solo non ci sono riuscite, sono state poi punite come al solito con la damnatio memoriae. Esatto. In fin dei conti, pensiamo che se pensiamo questa Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà ha anche dei primati, perché infatti una delle sue fondatrici, Jane Addams, è stata la seconda donna insignita per il premio Nobel.
E poi a tutt'oggi è l'associazione di donne per la pace di più lunga data, perché è tuttora esistente in 46 paesi, tuttora attiva e ha portato avanti molte campagne in favore della pace. Ti sento molto male, non ti ho sentito bene, l'ultima parte non l'ho sentita bene. Se pensiamo che questa Lega Internazionale delle Donne, in fin dei conti, ha avuto questi due primati. Una delle sue Sì. fondatrici, la Jane Addams, è stata la seconda donna Il inseguita Nobel. per il Nobel. E poi a tutt'oggi è un'associazione estremamente attiva, presente in 46 stati del mondo. Ha partecipato a molte battaglie, di cui anche l'ultima con grande successo, quella del 2017, per la non proliferazione delle armi nucleari, e di battaglie che poi anche questa è stata insignita con il Nobel nel Sì, 2017. ma l'impegno è, guarda, è scontato, basta un po', cioè non c'è neanche bisogno di approfondire molto, basta documentarsi un po', e l'impegno delle donne per la pace è un impegno che c'è sempre stato, tenendo presente anche un altro aspetto terribile delle guerre, perché uno degli aspetti terribili delle guerre che non viene mai raccontato. E poi l'utilizzo dello stupro come arma di guerra. Quindi le donne, sin dalla notte dei tempi, cioè, subito sui loro corpi pure lo strazio di una guerra, con la violenza. E questa violenza negli ultimi decenni è stata raccontata, negli ultimi decenni è stata attenzionata. Ci sono delle norme, però nella realtà, per arrivare anche ad avere ciò, bisogna, scavare un po' indietro. Io in quel periodo della Prima Guerra Mondiale avevo già scoperto, e lo racconto nel Labirinto delle Perdute, le mutilate morali di Caporetto. Di cui veramente non ne sconoscevo l'esistenza. Le donne che ci furono tantissime donne violentate in Veneto, nelle zone del Veneto e nelle zone del Friuli. Io comunque ho tutti i dati, ovviamente a memoria non li ricordo, ma ci sono i documenti reperibili sono reperibili in rete. E quelle che denunciarono la violenza furono definite, furono pochissime, anche perché la denuncia veniva raccolta da uomini, e quindi immaginate voi a quei tempi, ecco, il disagio di una donna a dover raccontare certe cose. Ma le coraggiose che lo fecero furono definite mutilate morali, e che questa definizione ci dice tutto. Questa è una definizione terribile, le mutilate morali di Caporetto. Cioè, ma non sono morali, perché? Perché morali? Perché era stato un attentato all'onore e soprattutto all'onore del marito, del padre, della famiglia. Cioè, non viene considerato uno strazio, un reato sul corpo della donna, ma un reato contro l'onore. E stupisce vedere da questi documenti come sono molto dettagliati e quanti sono i numeri per quanto riguarda i risarcimenti effettuati per, ad esempio, le proprietà violate, le case bruciate, e invece di queste donne che dovevano subire una sorta di processo e dovevano, tra l'altro, dare dimostrazione di una condotta morale ineccepibile, perché altrimenti non potevano neanche avere un risarcimento. Ecco, quindi rileggere un po' la storia di più di 100 anni fa ci fa comprendere come dei risultati che si sono avuti adesso, che lo stupro proprio è un crimine, è stato finalmente riconosciuto come crimine di guerra, però parte da lontano, dall'attivismo di tante donne che poi
hanno sempre puntato i fari su queste vicende. Il problema è che i fari sono sempre ristretti. Il problema è che ne parliamo sempre noi donne, il problema è che queste cose le ricerchiamo sempre noi donne e quindi l'altra metà, agli uomini va bene, il mondo va bene così. Diciamoci la verità, sono pochi gli uomini che effettivamente ci sono, per fortuna ed ovviamente ci sono, ma alla maggior parte non interessa nulla. E la dimostrazione noi l'abbiamo quando ancora noi ogni giorno assistiamo alla mattanza, da noi in Italia, alla mattanza del femminicidio. Noi no, ancora non si vuole, perché non si vuole capire che al di là delle leggi più repressive, di leggi organiche, di tutto, non si vuole capire che si deve andare ad incidere culturalmente, perché non abbiamo altrimenti speranza e i numeri ce lo dimostrano. Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi reati, il reato di stalking, si è inasprito un po' la pena, sono stati aperti degli sportelli ad hoc presso le questure, presso i commissariati, e si è formato il personale, ci sono centri, anche se sono pochissimi, centri di ascolto e centri antiviolenza, ma i numeri dei femminicidi sono saliti. E allora, questa è la dimostrazione che non possiamo percorrere solo quella strada. Dobbiamo percorrere l'altra strada, che è quella culturale, del dare la visibilità in tutti i campi e in tutti i luoghi al talento delle donne, perché questo rafforza l'autostima nelle nuove generazioni e perché questo indica un percorso paritario fra i due sessi. Le vittime di femminicidio sono sicuramente molte più delle vittime di mafia. Non vorrei essere ovviamente trafissata su questo, però cosa si muove per l'antimafia in numeri o di organizzazioni, di sensibilizzazione, di testi, di libri, di diffusione. Si muove il mondo. Contro la violenza sulle donne non si muove lo stesso mondo. C'è un 25 novembre come giornata e fu, ahimè, un 25 novembre, ad esempio, che quando purtroppo io lo ricordo con molta rabbia, che quando morì Maradona, che morì un 25 novembre, il TG2 annullò totalmente la rubrica che veniva dopo, che era per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per parlare di Maradona. Non la posticipò, l'annullò. Ecco, questo ci dà il senso della civiltà nel nostro paese e di che cosa si vuole nutrire il popolo. Però E non Esther, aggiungo altro, io sono ancora arrabbiata a quel pensiero e fui anche contestata perché quella era la notizia. Bene, fin quando noi daremo priorità alle notizie che fanno audience. Questo è il risultato, tanto ormai le vittime, i femminicidi che avvengono quasi ogni 2 giorni da noi in Italia non fanno più audience, a nessuno importa nulla. Per cui dobbiamo continuare a lottare, continuare a ricercare, continuare a far vedere la grandezza delle donne, continuare a instillare nelle ragazze il senso dell'appartenenza con orgoglio al proprio essere donna, rivedere tutta la storia, rivederla tutta e riscriverla, perché già lo denunciava Virginia Woolf, io lo dico sempre, quando Virginia Woolf denunciava già che si stava commettendo un crimine contro l'umanità cancellando la storia di metà della parte di metà della popolazione del pianeta. E noi continuiamo così ad avere questi programmi scolastici
dove le figure femminili non esistono in nessun campo, e dove tutto è affidato alla volontà, all'intelligenza, alla sensibilità di gruppi di docenti che tentano, di raccontare la storia per come va raccontata. Certo, Esther, noi comunque abbiamo una comunanza di intenti perché la mission di Woman Pride è quello appunto di dare visibilità all'agire delle donne e quindi in questo siamo accomunate perché tu hai questo grande intento di togliere dall'oblio la storia delle donne in tanti loro aspetti e di riportarle alla vita. Ah, di questo ti ringrazio. Grazie, ci ringraziamo reciprocamente. nella speranza, ecco, che sempre più persone facciano questo lavoro di ricerca, per poter riscrivere veramente una storia equa, una storia giusta, e soprattutto poi per poter arrivare a governare il mondo non imitando il modello maschile, perché ci arrivi generalmente solo se imiti il modello maschile, ma proprio con un nuovo modello di pace, di tolleranza, di solidarietà, tutte tematiche che non possono essere lasciate nell'oblio e di cui da sempre si sono occupate la maggior parte delle donne. Con questo augurio salutiamo chi ci ascolta. Grazie Esther Grazie e Fiorella e buona giornata a tutti e a tutti. ricordo a chi vuole conoscere più a fondo il programma di Woman Pride, lo potete trovare sulla pagina Facebook di Donna Reporter. A presto.